Belli che siete, grazie. Ecco qui, ecco qui. Sì, questa è una delle cose che più adoro di Sutorima 2.0. È veramente, veramente molto bello vedervi così e rendervi orgogliosi di quello che sta accadendo e del modo in cui viene utilizzato parte del vostro supporto. Grazie del Live Train. Sembra che siate veramente molto presi per Inscription. E sembra anche che definitivamente si sia rotto per qualche ragione il counter dei viewer che ho sempre utilizzato, tra l'altro, di Streamlabs. Quindi vediamo se riesco in qualche modo a cambiarlo in tempo reale. Vediamo un po' se. A me sembra tutto uguale. Il fatto è che è veramente molto difficile fare test di questo tipo senza un pubblico in live, no? Dovrei un giorno dedicarci qualche esempio, ma il link è lo stesso. Non è cambiato niente. Io ci tengo un sacco ad avere. Oh, scusate. Io ci tengo un sacco ad avere il numero a schermo perché è uno storico e tra l'altro fa capire quanto si può muovere la chat in dato momento e così via. Però non importa, nel senso ci sta che qualcosa non funzioni. L'importante è che siano cose così secondarie. Benvenuti a tutti, buonasera. Hype Train quasi del 400%. È successo anche a Saido ieri, ottima notizia. Per fortuna. Vuol dire che è un problema di Streamlabs. Grazie. Sì, lo so, siamo più di 2000. E a chiunque sia in past broadcast, perdonatemi, sempre, pazientate in questa introduzione in cui interagisco e ringrazio i ragazzi. È qualcosa che in diretta e come persona è istintivo e molto bello fare. So che può essere noioso da superare. E un giorno, credetemi. Non così lontano questo, ho intenzione di assumere qualcuno affinché mi faccia permanentemente gestione di timestamp per permettervi di fare il intro skip come dell'anima della scoperta. Grazie a tutti di cuore e vi sto ancora leggendo, non è qualcosa che durerà per molto. Vorrei parlarvi di quello che sta per accadere stanotte. Ho ricevuto sondaggi, consigli, persino il Telegram dei Fellers, dei sub, mi ha proprio intimato con grande dolcezza di non leggere la chat durante Inscription per come potrebbe risultare spoilerosa alla Undertale. La cosa mi intriga moltissimo. Sono veramente molto, molto, molto curioso. Tuttavia, vorrei cambiare una delle regole della chat per darvi una migliore esperienza. Questo perché la chat sarà per sempre a schermo. Io non la leggerò. Io non potrò mai vedere questa chat da quando ci salutiamo, ma sarà registrata. E un giorno, magari tra 2 anni, tornerò a vedere questi video e dirò che cosa mi hanno detto in quel momento, no? Quindi, sapendo che non vi leggo, e mi raccomando, qualcuno in caso si connetta dopo, diteglielo che non vi sto leggendo, potete. Senza alcun tipo di remore, i mod sono a conoscenza e avete tutto il permesso di fare backseating. Solo che non sarà vero backseating, sarà un vostro parlare fra di voi, o magari chi di voi è più esperto del gioco, di strategie, di cosa avrei dovuto fare, di cosa avrei potuto fare, di cosa avreste fatto voi. Quindi chiacchierate del gameplay, ok? Io però non vi leggerò, ovviamente, non sarà backseating, è chiaro. Quindi, no, gli spoiler no, nessuno spoiler. Rispettate al 100% tutti i blind, come me, che sono in chat. Io non so perché questo titolo è così apprezzato. Ah, conosco l'autore, ok? Pony Island. Però non lo so. Sono estremamente curioso. Non ho fatto neanche partire il software. Ho solo visto che Steam non ha iniziato a installare, diciamo, file pre-partenza, come a volte fa con il first run, con le varie librerie e così via. Quindi,
Non ho ancora giocato a The Hex, ma mi è stato consigliato da Sidonia stesso, tra l'altro. A questo punto io prendo il controller, presumo si usi il controller, e sto per salutarvi. Siete stupende. E sappiate che le sub, le resub, i gift, nel mentre sono in work. E invece no. Mouse e tastiera. Oh! Oh! Va bene! Va bene, certo! Certamente! Certamente, ragazzi, d'accordo! Un piacere! Perfetto! Deciso! Ok, mouse e tastiera, sono. Ok! Ok! Sono pronto! Ok! Perfetto! Fico! Allora. D'accordo. Detto questo, scusate, ho una caramella medica. Niente di che, né o Boroscellina. Però, ora lo farò partire. Stiamo lavorando alle nuove animazioni e grafiche. Sappiate che questo non lo vado a censurare. Vi leggerò sempre. Vedrò sempre quando supportate. Vi ringrazio di cuore. Icladesl, l'altro vago, il Chaff, Ice Mikkel, Reitoko. Keyen Shai, Eskert, Zietto, I Wolflex, Almostale, Senpai, Viator Zephyros, Taonani, Aliasis, Desa, Manzo, Pisgre, Piquert, Met94, The Role Model, Isriis, Lazy Hyro, Lazy Hyro, Welcome Back, anzi no, benvenuti nella Covenant. Di cuore, Ninfalide, Manzo97, che ha donato una sub di tier 1, grazie. Danix, Spinosa, Fearcon, Lexel, Ibrit, Ser Sofri, Alatarial, Sam Menni Game, Nothing, Henryu, Thardis, Metzifi X, Gasnervino 91, gioco di merda, grazie della tier 1, tutt'altro che merdosa. Christ SM, grazie di cuore, welcome back. Sir Pertile, Just Item, Eowyn of Karim, Marco 1799, Jacopo, Fraki, Faccia la Power, Lord Roburme. Snow Ash, Alessio, Bolla, Panzo, Alatarial, Koji, per fortuna non Koichi, Simo Sharky, Mithril, Arduino, Andrea Ciuni, Grisi, grazie, grazie, grazie. Allora, anche a te, Xedimos, MP, Dark, Marandino, Arkwendorf. Sto per andare. Sto per togliere la chat. Salvo problemi tecnici. Non la rimetterò a schermo fino ai saluti. Sono pronto. Prima però fatemi partire il software. Magari crasha tutto e ci guardiamo intensamente negli occhi per 2 ore e mezza. Ok. Hai la mia attenzione. Inscription. 3, 2, 1. Grazie di cuore. E Kirio, grazie delle 5 sub. Benvenuti a tutti. Andiamo. Non vi leggo più. Non fate spoiler. Ok. Ammetto che viene voglia di giocarlo al buio. Non so perché ho questa sensazione, ma blind, ho una forte voglia di giocarlo al buio. Vedremo com'è la luce in game. Tanto ho tutti i LED bruciati, quindi.
Bravi. Ok, time to figure out what's on this thing. Ma è Meta, già da adesso. Noi siamo il protagonista. Noi abbiamo un protagonista. È alla Cloverfield. Stiamo giocando Inscription. Non è Inscription il gioco. Scusate, io sto esplorando. Se mi metti un gioco meta, i riconoscimenti sono la prima cosa che devo andare a guardare. È anche interessante vedere quanti ci hanno lavorato. Protagonista tu! Protagonista tu. Ok? Quindi tu metti il versione 1.08. Ah, è vero, è in italiano. Oh, vedete? Vedete? Certo, perché è un software. È come Jumanji, solo che la partita è già cominciata. È come Jumanji. Io non so niente di Inscription, ragazzi. Solo il trailer. Ma che belli che sono i particelle.
Ok. Ne pensate? Aspetto il feedback dei mod. Com'è? Perfetto. Fatemi sapere anche i volumi. Ora io sono, ho dei grossi fari che mi bruciano gli occhi. Ma se, cioè, senza non posso fare altrimenti, ma. Ok. Eh sì, ho un vestito blu scuro, quindi ovviamente. Un'altra sfidante. Sembra essere passata un'eternità. Al sound design. Forse hai dimenticato le regole del gioco. Lascia che ti rinfreschi la memoria. C'è chiaramente un modello là dietro. Spawns is back. Grazie dei 3000 gil. Quanto mi piace dirlo. Grazie a tutti. Vi ringrazierò a pause. Dopo tipo, grazie del dono delle 5 sub. Benvenuti. Gioca la carta scoiattolo. Zero attack power, 1 HP. Guardate che bello che è la Chroma Aberration. Gioca la carta scoiattolo. Ora gioca il tuo Ermellino. Gli Ermellini costano uno di sangue. Occorre fare dei sacrifici. Una morte onorevole. Gioca l'ermellino. I lupi richiedono due sacrifici. Non ne hai abbastanza. Suona la campana per terminare il tuo turno e per dare inizio al combattimento. Sempre Che vai. bello che è da vedere. Questo l'avevo detto anche durante il trailer, ero rimasto molto colpito. Che stile è? Questo suono quasi sordo? Il tuo ermellino non ha rivali. Il numero in basso a sinistra è la sua potenza dell'attacco, 1. Il tuo ermellino mi ha inflitto un danno. L'ho aggiunto alla bilancia. Vinci se riesci a far pendere la bilancia completamente dalla mia parte. E quanti punti so? Così. Ok, non voglio perdere. Non ho nessuna intenzione di perdere. Il tuo ermellino sta bloccando la strada al mio coyote. Il mio coyote ha inflitto due danni al tuo ermellino. Ciò significa che la salute del tuo ermellino diminuisce di 2. Se la sua salute raggiunge lo 0, la creatura muore. Tocca di nuovo a te.
Puoi pescare dal tuo mazzo, oppure puoi pescare uno scoiattolo. Ah, sì? Puoi pescare dal tuo mazzo, oppure uno scoiattolo. Quindi la creatura base, che non ha attacco, ha solo un cuore, è un sacrificio, è utilizzabile da come raccolta in qualunque momento, ma non ti permette poi di pescare dal tuo mazzo. Quindi io potrei prendere uno scoiattolo, metterlo sul tavolo e trasformarlo in un lupo. Grazie al fatto che c'è anche l'ermellino, che ha soltanto un HP, ma può essere sacrificato. Il sacrificio conta gli HP della carta, o la carta conta come uno sempre? Che partita monotona. Il lupo richiede due sacrifici. Molto undertaliana. Ha chiesto pietà? Oh no! La carta ha chiesto pietà! Il sangue. Carta ha chiesto pietà, però poi torna nel mazzo. Poi torna nel mazzo. Quindi, cos'è un loop di... Dato che stai imparando, salterò il mio turno. Di nuovo la stessa scelta. Una carta casuale dal tuo mazzo o la certezza di pescare uno scoiattolo? Se infliggi 3 di danno, metti 3 pesi sulla mia bilancia. Passo. Hai vinto questa partita, ma non saranno tutte così semplici. Lascia che racconti la tua storia e... Oh, certo, si può chiedere a Mike di rallentare i dialoghi poi nelle opzioni. Certamente, lo farò, è un piacere. Anzi, perdonatemi. A questo punto, rimuoverò anche i viewer dallo schermo finché non si fissa questa cosa. Ma grazie di essere qui. Grazie a tutti. No, Miam, grazie anche a te per le sub donate. Benvenuti e bentornati a tutti gli altri. Vi leggerò uno ad uno, è una promessa. Semper Fi. A tal proposito, praticamente abbiamo a che fare con un qualcosa di molto inquietante, molto undertaliano, ma vicino anche a Deltarune. Io faccio questi paralleli senza fare spoiler per poter comunicare con chi capisce cosa intenda. Ossia, questo software sembra autocosciente. O se non è autocosciente, è semplicemente programmato molto bene, come ha fatto Toby Fox. Per ora, punto sulla seconda. Non è un software cosciente, è un videogioco che stiamo giocando, estremamente originale, molto acuto, come Undertale. Si è ricordato che è tanto tempo che non giochiamo, e ora ci sta facendo una sorta di refresh mentale della nostra storia, come avrebbe fatto Flowey. Però noi stiamo giocando Deltarune, perché stiamo fuori dal gioco, così come siamo fuori dal Dark World. Non dico altro, perché altrimenti dovrei dare per scontato che tutti conosciate Deltarune. Lascia che racconti la tua storia. Oh, sì. Ti sei persa nel cuore della foresta. Questa cos'è? Così sono partite? No. Loot? Che cos'è questa cosa?
Davanti a te è comparso un unico sentiero. A questo punto chiedo a voi, chat, attraverso i moderatori. Se premo ESC posso entrare nelle opzioni o succede qualcosa di strano? Cioè posso andare a rallentare i dialoghi per chi lo ha richiesto, magari perché è graficamente più bello. Posso, ESC. Ok. Modifica... Cos'è questo? Ultimo salvataggio 53 secondi fa. Sarà molto più semplice leggere il disperato richiamo di vita delle carte che sacrificheremo. Cosa siamo? Due creature del bosco si sono avvicinate con esitazione. Il gatto immortale. Se lo sacrifichi, il povero animale non muore. La vipera corrosiva. Il danno provocato dal suo morso velenoso è sempre letale. Status morte. Solo uno può impreziosire il tuo misero mazzo. Non ho dubbi. Queste scelte sono bellissime. Un'altra creatura si aggiunge alla tua carovana. Io non sono un giocatore di carte, eh. Non utilizzerò nessuna logica di esperto o anche soltanto amatore. Ragionerò da gamer, quindi a qualcuno che davvero sa di cosa parla nei confronti dei giochi di carte potrei portare panico e disperazione o stupore e divertimento in ambo i casi. Ma giocherò con la mia forma mentis, ok? Per ora ho scelto il gatto perché mi sono reso conto di quanto sarebbe stato difficile avere la tartaruga prima senza sacrificare i lupi. Avere qualcosa che aumenta la possibilità di utilizzare carte potenti è incredibilmente più efficace che averne una che potrebbe morire per quanto possa uccidere con un solo colpo altre carte. Magari potrebbero avere difese, no? Comunque. Qualche creatura della foresta sembrava disposta a seguirti. Hai trovato un sacco abbandonato. Hai trovato uno scoiattolo in una bottiglia da rompere in caso di emergenza. E prendine un altro. Un altro strumento utile. Ti permetterò di usarlo per spostare il peso sulla bilancia. Cosa? Tre oggetti sono il massimo che puoi trasportare. Ma... E questo teschio? Hai subito un'imboscata mentre attraversavi un terreno accidentato. Ceppo, ceppo. Roccia. Questi simboli? Come mai Inscription non vuole farci preoccupare di diventare carte noi stessi?
Io non sono preoccupato di poter diventare una carta come magari è successo a questo giocatore o Ermellino. Perché adesso chiedono velocità 2, va bene? Ci penso io. Perché la partita è iniziata con noi che accendiamo lo schermo e diciamo, vediamo che c'è qui. Quindi i casi sono due. L'autore, la storia, non vuol farti preoccupare perché il mio primo pensiero è stato, se questa carta ci chiede aiuto, è perché un tempo non era una carta. Chiaro? E non era neanche un vero ermellino. Magari questi giocatori nella storia sono stati trasformati in carta o dal nostro avversario o da qualcuno di più importante, e anche il nostro avversario è una vittima. Però noi siamo giocatori che stanno esplorando questo videogioco. Quindi non ci riguarda, sarebbe come pensare che potremmo cadere nel sottosuolo dei mostri di Undertale. Caso 2, questo è il Jumanji. Questo è come Jumanji. E per chi non conoscesse il film, è un gioco da tavolo che però rende i giocatori vere pedine. Quindi noi siamo adesso nei guai fino al collo. Durante la partita di qualcun altro, tra l'altro. Qualcun altro che potrebbe essere diventata una delle carte. Ok? E ora siamo in trappola. E dobbiamo giocare. Altrimenti. Cioè, viene curioso pensare dinanzi a un inizio. Questo è uno dei più bei inizi che abbia mai visto negli ultimi anni. E questo mi porta a pensare che potrebbe succedere qualcosa se provo a uscire dal gioco. Una frase. Ma l'ultimo salvataggio è troppo lontano. Ok. Ora puoi vedere le mie mosse in anticipo. Ammira il regolamento. Astro nascente. Appendice dodicesima, comma sesta, abilità 5. Una carta che possiede questo sigillo assume una forma più potente dopo un turno sul tavolo. Ti mancano dei sacrifici per gatto, però hai uno scoiattolo. Pinze. All'utente, metti un peso sulla bilancia. Il dolore è solo temporaneo. Metti, non togli. Perché dovrei farlo? Scoiattolo in bottiglia. All'utente, uno scoiattolo compare nella tua mano di carte. Scoiattolo è una carta con i seguenti parametri: 0 di potenza, 1 di salute. Ok. Ma probabilmente metti un peso sulla bilancia. Il dolore è solo temporaneo. Ma della bilancia avversaria, allora, non la mia. E perché c'è un dente qui? Per il turno. Ti strappi un dente e lo metti sulla bilancia dell'avversario. Per aiutarti a vincere? E quale sarebbe il malus nel gameplay? Ok. Anche il gatto ha bisogno di un sacrificio, però. E questa, una carta messa qui, può attaccare qui a sinistra. Dai movimenti che ho visto prima, no, ma potrebbero esserci animazioni uniche. Quindi devo provare. Ma no, perché tanto questa carta non ha attacco. Il ceppo non può farci niente, quindi devo provare a mettere la carta qua. Andiamo. Devo scoprire se può attaccare in diagonale.
D'istinto direi di no, ovviamente, però non posso, cioè, devo scoprire le regole. La roccia ti impedisce invece di mettere le carte nella posizione che vorresti. Ok. Ah, però superi la difesa e ho fatto un danno al giocatore. Quindi non è. È comunque una partita, non è semplicemente il muoverci all'interno di un ambiente puzzle qui. È come se ci fosse un giocatore, l'ostacolo è un giocatore. Fa attenzione al grintoso lupacchiotto. Cresce in fretta. Un turno. Volante. Una carta che possiede questo sigillo colpisce l'avversario direttamente, anche se ha una creatura di fronte. Però si è comunque spostato. Devo cercare di capire una cosa. Come mai è caduto un dente sulla mia bilancia? Anzi, due denti. Perché lei ha superato la mia creatura. Quindi non sta parlando di qualcosa sul suo tavolo, ma sul mio. Lei salta a priori un. È come il cavallo negli scacchi. Ok. Sai che puoi giocare più di una carta per turno, giusto? Sì, lo so. Ma volevo scoprire cosa c'era qui sotto. Un lupo. Come vedi, caro ostacolo, preferivo di gran lunga avere un lupo piuttosto che una tartaruga. Voglio farti male. Le carte tremano. Sono spaventate. Sono molto contento di poterti togliere di mezzo, lupo potenziato. Non voglio fare del male all'ermellino, ma sarebbe molto interessante avere un tank in questo momento. Non voglio fargli del male, però. No, non voglio. Non è stato neanche ferito. Lupo, eh. Ho vinto. Hai vinto e ti sei rimessa in cammino, lasciandoti alle spalle il terreno insanguinato. Terreno insanguinato. Le carte sconfitte e i sacrifici non tornano, però poi rientrano nel mazzo. Sta risultando essere un'esperienza come speravo. Il giovane lupacchiotto cresce e diventa un lupo dopo solo un turno. Il docile passero, una creatura volante poco costosa, anche se debole. Varietà. Ho già due lupi nel mazzo.
Nella nebbia hai trovato delle strane pietre. E sono simboli molto simili a quelli che trovavamo sul ceppo e sulle rocce. Sei stata costretta a scegliere un degno sacrificio. Un sacrificio che andrà perduto per sempre. È molto bella la grafica pixelata, tra l'altro. Il gatto o il passero? Non ho fatto in tempo a prenderlo. Mi dispiace. Hai esaminato il tuo serraglio e hai scelto una creatura sana. Hai scelto una creatura sana. Scegli me. Quindi posso non scegliere lui. Hai esaminato il tuo serraglio e hai scelto una creatura sana. Ma ho già deciso di sacrificare il passero. Cosa vuoi da me? Sai, Armellino, sei l'unica carta che mi parla. Non voglio perderti. Potrebbe essere egoista, ma non voglio perderti. Ho due lupi. Per me la varietà è più importante. Ne perderò uno. È così strano, solo che il passero... Ragazzi, vediamo che succede. Ok, il lupo schiaccerà il passero. Oh, ma quindi è un bonus al che? L'ermellino voleva diventare più forte! L'ermellino voleva l'aiuto per diventare più forte e avrebbe sacrificato il passero! Lui conosce il gioco, l'ermellino conosce il gioco, è chiaramente il precedente giocatore. Sa giocare, conosce quello che ci sta ricordando l'avversario. Ma adesso abbiamo una carta fortissima! Ora l'anima di passero vive in lupo. E il nostro avversario non sta parlando del fatto che l'ermellino comunica con noi. Ammirate il mio totem. Incide sulle mie carte canide con il sigillo volante. Ha delle carte fragili, eh? Fragili, eh? Devo fare dei test di gameplay, ragazzi. Se io metto il gatto qui, no? Potrò sacrificarlo una volta per turno.
nuovo in gioco. No, posso farlo! Posso farlo due volte! È potentissima! È potentissima! È tutto rosso, ma è una boss fight! Quindi l'ermellino non è riuscito a colpire... Aspettate, questa è una cosa strana. Ho colpito il giocatore, ma ero convinto che avrei colpito il coyote. Se non c'è carta sul tavolo, colpisci il giocatore, ma non ho colpito il coyote perché era lontano. Queste frecce, io non le ho. Non sono due file. È la sua mano. È la sua mano. E questo è l'altro lupo. Cosa sono? Consigli extra? Cioè, cos'è questa macchia? È un disegno tappato con un... Sì, c'era un disegno qua. È stato coperto con... La mia bilancia è molto sbilanciata rispetto alla sua. Ci ho fatto caso adesso. Ecco perché lo schermo è rosso. Guardate, guardate, si muovono come se avessero delle ali. È stupendo il design di queste animazioni. E non posso spostare il gatto. Devi infliggere ancora 3 di danno per vincere. Più è una bilancia! È una bilancia! Più fai danno all'avversario, più sei salvo tu! Quindi ora dovrò fare 4 danni per vincere. È una meccanica crudele e stupenda. Il mio loop volante. Mi dispiace, ermellino. Thank you.
Beccati questo! Notevole. Potresti ancora sopravvivere a questo calvario. Tocchiamo legno. L'irritabile istrice, chi osa attaccarlo deve vedersela con i suoi aculei affilati. Quando una carta che possiede questo sigillo subisce un attacco, infligge un punto danno al nemico che l'ha attaccata. Comodo contro gli ermellini. Passero. La vigorosa tartaruga di fiume, una difesa quasi impenetrabile. Cos'è questo? Cos'è un consiglio? Ah, questo è il mio mazzo? What? Io volevo prendere l'istrice, ma... Non posso ignorare... A livello di gameplay... Di curiosità, io non posso ignorare... Quest'affare. Sembra una trottola. Ma io non ho assolutamente voglia di prendere una tartaruga. Il gioco Inscription mi sta tentando. Che cos'è successo? Spiegami. Che cos'era quell'oggetto? Volevi distrarmi? Cos'è? Mi sono fatto ingannare da qualcosa? Che cosa è successo? Non è apparso niente a schermo. Cavolo. Un sacrificio e un falò. Devo provare il falò. Ti sei imbattuto in un gruppetto di sopravvissuti. Oh. con i volti scavati dalla fame. Si accalcavano intorno a un falò. Hanno guardato il tuo gruppo di creature e ti hanno fatto cenno di avvicinarti. Vieni. Scalda una delle tue creature vicino al fuoco, ha detto uno. Scaldala vicino al fuoco, così ne potenzierai il valore di potenza, ha detto un altro. Hai notato dei sopravvissuti pulirsi la bava dalla bocca. Ma quindi è una cosa permanente, perché le carte che vengono... sacrificate tornano nel mazzo. Non perdono il potere. Ermellino. Ammetto che tu sei qualcosa. Era un segnalino di doppia. Perché non avevo... Il passero l'ho sacrificato e l'istrice era nuova. Ti segna le carte che già hai. Non devi tenerlo a mente. Ok. Quel coso. Vorrei vedere l'ermellino diventare più forte. Potrebbe diventare un nostro alleato. Potrebbe sentirsi... felice. Potrebbe essere orgoglioso di poterci aiutare. Ma io non mi fido del suo valore come carta.
E potrei essere banale potenziare il lupo volante. Potenziare il lupo volante nell'early game sicuramente ci renderà fortissimi. Ma è già forte abbastanza così. No. Io voglio creare Evolo la roccia. Il fuoco ha scaldato tartaruga di fiume, potenziandone il valore di potenza. Uno dei sopravvissuti si è allungato verso la creatura. Fermo! Ha un altro digrignato i denti. Senza una parola, hai tirato tartaruga di fiume via dal fuoco e te ne sei andata. In inglese il gender è neutro. È voluta questa cosa. Te ne sei andata. La voce era maschile. Perché dovrebbe darci del femminile? È da qualche parte in questa. Ah, ok, è neutro, ok. In questa schifosa casetta. Ok, a questo punto vi ringrazio. Sto passando le nuotate in bianco per le figie. Scusate. Zambo the Beer. Welcome to the Covenant. Grazie. Flowey il fiore. Grazie. Welcome back. Ubrick. Dr. Kong. Che coglione. Boogeyman. All Ours and All. Vectors. Altre 5 sub donate, grazie di cuore. Non vedo l'ora che possa premiarvi con delle animazioni uniche. Stanno arrivando. Non prestissimo, ma stanno arrivando. Spakey. Hope. 941305. MPA. Xir Zero. Arambe della notte. Paolo Cher. Snow. Yo-Yo Yelpinos. Reviri von Morgan. MPTRU, Sovzi, Sohethiel, Bruciafolli, Oberon, MACB, Nomiam. Grazie. Tappo tipo, anche a te. Grande Abete. Una carta che possiede questo sigillo blocca una creatura avversaria che porta il sigillo volante. Cioè, pensavo che ci fosse una descrizione nuova ogni volta. Non è che per caso Streamlabs si è ripreso? Passero. Cosa? Quanto è dannatamente forte questa carta? Oh! No! La voglio! A me dispiace terribilmente usarlo. Allora, se Ermellino viene ucciso, passano 3 danni a me? O blocca tutti i danni? E muore. Cavolo. Devo provare, sono regole che ancora non conosco, ragazzi. Mi dispiace, Ermellino. Vada come vada, sei nei guai. Sì, mi dispiace tantissimo, davvero. Ok. Però non gli ha fatto un danno.
Non è una bella mano questa. Come funzionano i turni? Lo riuscirò a... Cioè, tocca a me prima. Se gli tolgo due... No, non morirà mai, mi ucciderà la tartaruga. Devo rischiare la pelle e pescare. Ok. Ma a questo punto siamo nei guai. Subirò quattro denti. Devo farlo. Devo subire quattro denti. Poi cominceremo a giocare. Per ora siamo pari. Si può sempre recuperare. All'utente, metti un peso sulla bilancia, il dolore è solo temporaneo. Ma... Siamo già in fondo. Ok. Allora. Così abbiamo già perso. Queste carte sono troppo forti. Mi stai prendendo in giro? Questa è la partita continuata. Perché non ho delle carte forti come te? Eri arrivato a questo punto con la giocatrice o il giocatore? Che cosa hai fatto? Se anche prendessi un dente, non potrei fare nulla. Non c'è turno che io possa fare. L'orso è incredibilmente forte. Sei disonesto. Questo matchmaking è sbagliato. Che cosa accadrà? È una sconfitta scriptata? O deve essere una perfect fight per vincere? Sei un maledetto. Hai vinto tu. Hai vinto tu. Hai perso. L'unico modo per stemperare la mia delusione è trarre insegnamenti da questa esperienza. Alzati. Alzati dal tavolo. Prendi il candeliere che si trova sulla botte accanto alla porta. Portalo qui. Questo è uno scoiattolo. Cosa sono questi flash? Il programma che sta... Questa mano? Inquietante. I popolani. No, questo è un bardo. Questo è un quadro del tavolo da gioco. La sua mano. Ora rimettiti a sedere. Lascia che ti spieghi una cosa. Oh no! No, 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 no! Quello è stato uno dei due errori che puoi commettere qui. Se ne commetti un altro, dovrò sacrificarti. Ora,
Dove eravamo rimasti? Ah, ora la mano se n'è andata, eh? Sono un cretino? Scusate, scusate un secondo. 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 Per l'amor di Dio, perdonatemi. Adesso. YouTube. Vedrai un taglio. Scusami. Non perderai pressappoco nulla, ma devo creare un file audio. Ok? Io sto per fare una cosa molto sciocca, ma non riesco a non pensare che non lo sia. Ok? Me la cavo con le doppie negazioni, non ho sbagliato. Quindi, per favore, permettetemelo. Vi spiego dopo. Stop recording. Sto per fare una cosa così stupida. Allora, io non conosco il codice Morse. O meglio, l'ho conosciuto troppi anni fa. L'ho completamente dimenticato. Un po' come il vocabolario spagnolo. Tenéis que perdonarme. Però, questa cosa tengo che hacerla. Dejatemi. Adesso andrò su Adobe Media Encoder. Metterò. Anzi, aprirò Premiere. Metterò il file. Pulirò l'audio. Lo potenzierò e lo inserirò in un traduttore audio su Google. Perché è troppo Morse quello che ho sentito. Quindi, adesso, cartella delle registrazioni. Quanto pesa il file? Niente. Vabbè, 100 mega. Crea una sequenza. Alzo il volume. Di più. Ok. Export. È la prima volta che in un videogioco sto sfruttando le mie competenze tecniche. Export audio. WAV. Inscription. Export. Ok. Chiudi progetto. Apri il programma audio. Ok. Ok. Apri l'audio. Perfetto. Togliamo il rumore di fondo. Il pubblico non sta diminuendo, quindi non, va bene, non sto facendo una figuraccia. Perlomeno non vi sto annoiando troppo. Allora. Ok.
Allora. Perfetto. Ci ho messo io. 25 decibel. Spacchiamolo. Di più. Di più. Di più. No, meno. Ok, amplify. Speriamo funzioni. Non posso trasformarli in beep. Non in live almeno. Quello è troppo. E ora? Vediamo. Mi sa che ho sbagliato qualcosa. Hense niani ti het nit tetuen ati yeit ne jeni min. Non credo. fuck! Merda! Ok, non ci credo che ho sbagliato. Dar. Ok, ho trovato un altro sito. Aspetta, aspetta. No, non è possibile. Mi sentivo un dio. No. No. No, no. Hen fiaia steiten hint! Non è quello che sto cercando. Queste tre candele. Ehi, tu hai fatto due errori o sbaglio? Tu hai fatto due errori o sbaglio? Lo zaino è più interessante. L'agile cervo si muove dopo aver attaccato. Questo è fortissimo. Ma non quanto avere due gatti in campo. No, però il fatto è che il gatto occupa un posto. E se, no, il gatto occupa un posto e ha bisogno di sangue. E poi lui, il cervo si deve per forza muovere dopo che ha attaccato. Però il fatto è che... porca miseria, però...
Abbiamo troppe creature che hanno. Abbiamo troppe creature che hanno bisogno di due sangue. Mi dispiace. Vediamo un po' cosa. Vediamo un po' cosa. La roccia potrebbe aiutarti a uscire da una situazione difficile. Un oggetto potente. Se la giri, salterò il mio prossimo turno. Una raffica prodotta da questo ventaglio è in grado di sollevare in aria le tue carte. Creature. Anche se solo per un turno. Anche se solo per un turno. Cavolo, ragazzi. Essendo già sovraccarica con i tre oggetti, sei andata avanti. Eccola la boss fight. Ti è sembrato che gli alberi si chiudessero tutto attorno a te mentre scendeva una nebbia gelida. Ah, devo abbassare il volume. In lontananza hai sentito il tintinnio del metallo sulla pietra. Una figura azzoppata si è posta sul tuo cammino. Era il prospettore. Ok, quindi le pietre non sono sacrificabili. Esatto, Suka. Una vendetta spinosa. Esatto! L'ho potenziata per questo momento! Cosa farai adesso, eh? Il tuo stupido mulo da soma finirà qui a destra. Ti bloccherà il coyote. Che farai? Spero non credessi sarebbe stato così facile. Cos'è sotto la carta? C'è dell'oro in quelle carte! Dell'oro! Ho colpito dell'oro!
Ho bisogno di una carta con un solo... E il mulo è fondamentale. Oh, Ermellino. Lui sta bloccando le carte dallo distruggere. Danno ben guadagnato. Non credevo l'avresti fatto seriamente. Maledizione. Mi dispiace, scoiattolo. Non avrei voluto. Maledetto! Salta il turno. No, mi tengo lo scoiattolo. Peccati questo. Ok. Ok. Non so come ha fatto a uccidermi il lupo. Aveva 3 di vita. Perché mi ha ucciso il lupo? Perché lo ha fatto? Come ha fatto a uccidermi il lupo? Non aveva 3 cuori. Maledizione. Vipera. Mortale. Sto comunque vincendo. Ho bisogno del tank. Ma sono nei guai fino al collo adesso. Tutto dipende da chi attacca prima qui. Scoprirò se riuscirò a dare io il colpo di grazia a lui e a me. O magari si uccideranno a vicenda. Maledetto. Maledetto. 3 danni? Non posso, devo tankare. Non posso. 4, 2, vai, 1. Cosa mi tocca fare? Prima a me, prima tocca a me. Sì. Oh, maledetto. Il mulo. Accidenti, mi ero dimenticato del mulo. È andata. Ma è avvincente da morire. È super avvincente. È super avvincente. Ma che cosa succederà adesso? Non spegnerai mica la candela. Vero?
Questa è la porta dietro. Non sei ancora morta. L'ermellino ha dato un consiglio perfetto. L'ermellino ha esattamente detto noi quello che contava. Il mulo e la chiave. Ho sottovalutato il consiglio del nostro più importante alleato. Non sei ancora morta. Questo non è il purgatorio. Anche se potresti pensarlo. Prima che esali l'ultimo respiro, devo chiederti un favore. Vorrei un ricordo. La tua carta della morte personale. Al momento è piuttosto basilare, non trovi? Ci impegneremo per cambiarla. Voglio che sia un ricordo perfetto di te. Ecco qualche carta del tuo mazzo mediocre. Possiamo farne buon uso. Scegli una carta da cui ottenere il costo, maledetto. Non ho scelta! Potenza e salute. Ho capito, ma sei... mi stai prendendo in giro! Ma che cavolo! Ma che cavolo è? Non ti ho chiesto come ti chiami. Forse sai già come funzionano le ossa. L'ingegnoso opossum costa 2 ossa. Guadagni 1 osso quando una delle 2 creature muore, qualunque sia la causa. Hai ottenuto 1 osso dalla morte della tua creatura. Non lo perderai finché non verrà usato, o la battaglia non sarà terminata. Quindi non puoi accumularli di partita in partita. Ok. Ok. Così funzionano i turni, quindi. Ora è tutto chiaro. Lui ha attaccato il mio ermellino. Perché è entrato in campo e ha eseguito il suo turno. Se non fosse stato qui, avrei ottenuto 1 danno. Uno scambio più che equo. Ma ho ottenuto 1 osso così. Non era esattamente il mio piano. Ma può essere utilizzato a mio vantaggio, anche se lo posso, è una carta terribile. Sappiamo però che nel mio turno ucciderò il serpente a sonaglie. Non essere precipitosa. Potrei pescare il lupo con il gatto, ma... No, c'è tempo per quella scelta. Ok. Andiamo avanti. Capisco. Un altro serpente a sonaglie. Buildiamoci la squadra. Vediamo cosa farei adesso.
Guarda questa meccanica quanto interessante. Ah, ma questo è davvero un altro giocatore. Anche il mazzo è diverso. Rana Toro. Accidenti. E non verrà ucciso dal... Ah no, il serpente a sonagli fa malissimo. Uff. Ok. E anche due. Tre danni sono troppi però. Interessante. E se volessi prendere tre danni? Sì, voglio prendere tre danni. Voglio mettere sul campo il lupo? No, perché poi... No, non ne vale la pena, purtroppo. Perché poi non avrei abbastanza scoiattoli, salvo... Ma questa è la prima partita, non posso utilizzare. Volevo mettere il lupo in campo, ma... In questo modo non potrò farlo. Ma lo potrò fare al turno successivo. Non riuscirò mai a danneggiarlo davvero in questo modo. Se non al turno, quando lui avrà ancora il serpente nella sua mano. È una battaglia più lunga di quanto pensassi, ma lo accetto. E così otterrò un osso. E ora che so che non so che carte ho, potrebbe scoppiarne fuori una con il costo in ossa. Ci sto. Andiamo. Ah, il mazzo è finito. Ok, allora. Ho vinto. Beccati questo. Come sei brutale. Mi hai inflitto più danni di quanti ne servissero per vincere. Ora sto impazzendo perché vorrei sapere cosa sarebbe successo se avessi vinto la boss fight. Ma quindi ha elementi rogue. Oh mio Dio. Non l'avrei mai detto. Tuttavia, nel mio gioco tali prodezze vengono ricompensate. Per essere precisi, avrai un dente per ogni danno aggiuntivo inflitto. Al cacciatore potrebbe interessare il tuo bottino. Ho dimenticato la tua statuetta. Alzati e portamela. È di fianco alla cassaforte. Guardalo che lui ha già fatto due errori. Lo sto adorando, ragazzi. Lo sto assolutamente adorando. È incredibile l'atmosfera e quello che mi sta donando. Per ora è una sorpresa continua. Ora ho ovviamente voglia di provare a mettere uno scoiattolo a sinistra e un corvo a destra. Magari succede qualcosa. L'esile coyote. Ma cosa ti aspettavi per quattro misere ossa? Quattro ossa? L'efferato serpente a sonagli è una creatura fragile, se riesce a sconfiggere le sue zanne mostruose. Scarafaggio, l'invincibile scarafaggio, ritorna nella tua mano dopo la morte. E costa quattro ossa? Ma chi ti si incula? Scusate. Ah, ma costa sei ossa il serpente! Vabbè. Scusate. Scusate, non avevo visto che il serpente costava sei ossa. Oh no, oh no, oh no, fuck. Ok. Per far circolare il sangue. Ops. Qualche gettone di ossa per le notti piovose. Sono quattro. Qualche gettone di ossa. Adoro. Ok. Passero e passero, eh.
Ma se l'avessi messa al turno dopo, avrei vinto io. L'avrei ucciso io. Invece ora lui ucciderà me tra due turni. Avrei potuto prendere un danno e uccidergli il passero. Cazzo. È un continuo scoprire. Però io posso fare una cosa. Oh, ma certo, posso fare questo. È stata troppo spontanea la risata. Scusate. Questa mi è uscita veramente spontanea, non era il caso. Scusate, mi sono coinvolto. Va bene. Andiamo. Sei intelligente o che? Si è tolto l'adesivo. Quello cos'è? C'era un insetto. Ah, non posso uscire, non posso alzarmi. Ok. Scusa! Ok, Ermellino, se desideri ora puoi alzarti. Mi darà tempo per pensare alle prossime mosse. Non sono un tiranno, puoi alzarti ogni volta che la mappa non è srotolata. Tieni giù le mani dai miei averi. Infatti sapevo che si poteva fare sta cosa. Ci ho pensato adesso. Due ossa. È un potere. C'è anche una chiave. Questa cosa è interessantissima. Ho la chiave in mano.
Mi ero dimenticato di averla messa lì. Bene, puoi aggiungerla al tuo mazzo. Ogni tanto te ne darò una. Lucertola. Ma certo! Però così non posso... Se non posso muovermi. Ah, ma si può. Ah, non è un muro. Ah, il muro è. Ah, solo uno è bloccato. Ok, fermi. Fermi. Perché queste sono abilità. Non posso sostituirne l'ordine. Ma scusate, questa cosa mi blocca i danni. Quindi lo uccido. Come ragiona il gioco? Queste sono. Questa è la mia mano, questa è la sua mano. Due di danno, tre di vita. Due di vita. Lo uccido, ma il danno non passa perché il volo non conta. Quindi questo passa, 2 più 1. Non so cosa vuol dire questo simbolo, però. Non lo conosco. Aspetta un po'. Una carta che possiede questo sigillo sta per essere colpita, al suo posto compare una coda e una carta che possiede questo sigillo si sposta verso... Che cazzo... Wow! Italiano? Una carta che possiede questo sigillo... Quando una carta che possiede questo sigillo sta per essere colpita, al suo posto compare una coda... Ok, ho capito. Schiva. Questa carta schiva. Poi ce lo leggi. Ok, allora, fermi. Quindi, in teoria. Così non dovrebbe poter schivare. No? Perché al suo posto compare una coda, però così non gioca neanche. Ma devo fare danni a me o a lui? Perché io posso mettere la mia carta, cioè io posso mettere il pulsante anche
Da parte sua. Cioè, se io gli tolgo le carte, per forza di cosa, il danno passa. Cioè, lui qua non si sta difendendo. Perché non gli passo i danni? Cosa blocca? Cioè, queste due carte non sono giocate, ma quelle mie sì, quindi dovrei fare 5 danni. Conta come scudo questo quindi, perché questo è due. No, è. Questa lucertola si sposta a destra, no? Quindi faccio due danni. E ok. 2 più 1, 3. Perché 4? Allora, i suoi due danni vengono parati da questa creatura che viene uccisa. Questa. Vabbè, no, questa carta non è giocata. Questa carta non è giocata. Cioè, il fatto è che non voglio adesso farla brute force. Ok, non voglio risolvere. Io voglio. Grazie, Gravier del Raid di cuore. Grazie di cuore. Voglio capire, no? Allora, rispetto a come funziona il gioco adesso, queste carte non sono in gioco. Quindi questi danni dovrebbero entrare. Ma evidentemente contano come muri comunque. Scusate, eh. 3. 0. 0. 0 danni. Ho fatto. Cazzo, ho calcolato i cuori. Questa sarà la vita. 3 più 1, 4. Ok, ero a livello di Aljo nel Jack. Ok, l'ho capito davvero. Allora l'ho capito davvero il minigioco. Ok, avevo semplicemente invertito cuori e danni. Quindi. Questo non si può spostare. Però, così comunque si bloccano i danni. Comunque così si bloccano i danni. C'è qualcosa che ancora non mi sconfiffera, però sono riuscito a capire perlomeno la lo le formiche sono creature formidabili. Molto bene. Le aggiungerò al tuo mazzo e le renderò disponibili per i futuri sfidanti. Oh cazzo! Ma le formiche cosa fanno? Non voglio spoilerarmi gli effetti adesso. Non voglio spoilerarmi. Li voglio affrontare. Mamma mia, guardate le meccaniche speciali di gioco. Che spettacolo. No, vabbè, ma. Come faccio a fermarmi? Com'è possibile, ragazzi?
Quando giochi una carta che possiede questo sigillo, una formica viene aggiunta alla tua mano di carte. Ok. Ok. Perché? Mi dà un danno in più per... Mi dà un danno in più perché mi si genera la formica? Ma io non ho una mano in questo minigioco. Non voglio risolvere i minigiochi senza capirli. Mi piacciono i puzzle di questo tipo, ma devo poter utilizzare il mio intelletto, non la randomicità. Ah, ma questa diventa mia, ovviamente. Diventano. Io posso cambiare la possessione delle carte. È questa la. Questo è il trucco. E ora che l'ho capito è tutto bloccato. Porca puttana, è tutto. Adesso è tutto bloccato! Ah! E non lo so, devo. Aspetta un secondo, fammi vedere. Ah, probabilmente fa danno ai lati. Mi sa che fa danno ai lati, aspettate, eh. No, 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 no! Una carta che possiede questo sigillo attacca gli spazi a sinistra e a destra. Infatti. Vabbè, ho capito. Boss fight finale. Allora. Però qua non mi ha aperto un cassetto. Giusto? Ah, è... Pensavo che fosse un box segreto finale. Lupo ingabbiato. Sei... È un tank senza attacchi? Non mi dici nulla? Ok. Allora. Scusate, eh. Qui passa un danno. Due danni, uno e due. Così? Non uccido. No, perché attacca di lato. Ah. Cavolo, questa è cattiva perché facendo così. Beh, dare le carte a lui non serve a niente. Ah, però posso fare. Ah, però guarda, questa. Devo stare attento alle pareti. Adesso questa cosa è molto utile. Perché adesso. È così? Infatti, ok. Perché così adesso. Ok, mi piace un sacco. Mi piace un sacco questo minigioco. E ti insegna anche a ragionare sulle abilità. Allora, la lucertola schiva. Quindi è bloccata, ma in realtà non è bloccata. Perché lei verrà colpita per forza da questa carta e si sposta. Ma si sposta qui, dove verrà colpita da lei, da lui. È tutto contemporaneo, no? Scusate, sta per eseguire. Al suo posto compare una coda. Ah, ma la coda è un oggetto, non è. Ma scusate, aspettate. Quindi non è una mala traduzione. Diventa veramente una coda. Perché io non. Pensavo che fosse una frase. Al suo posto compare una coda e una carta che possiede questo sigillo si sposta verso destra. Infatti l'immagine è la coda che si stacca. Quindi le carte diventano due. Le carte diventano due.
Ovviamente. Perché questo, mettere giù questo non serve a niente. Ah, peccato che non posso spostare questo. Semper Fi. Quindi ora i danni che passano sono solo questo e questo, qua. Questo viene tappato da una coda e lei si sposta qui. Se io metto questa su, questo colpisce la coda. Se io metto questo qui, i tre danni non passano perché... Maledetta lucertola! È colpa della lucertola! È colpa della lucertola! Stronzo, ora faccio 4, vero? 2, 3. Do la carta a lui, faccio 3. Questo attacca a sinistra e a destra. Per quale ragione? E tra l'altro dovrebbe rispondere uccidendomi la carta. Non voglio fare trial and error. Questa è una carta che conosciamo. Esatto, perché mi uccideva la carta sotto! Sì! Mi uccideva la carta! Quello è... Avevo dato una delle spinate a lui! Ok. Se non si incontra lei, questa scultura di legno non ha significato. Col tempo comprenderà il suo potere. A sapere subito. Mamma mia, mi è piaciuto tantissimo farlo. Ok. L'autorevole Alfa, la sua audacia incoraggia le creature che lo circondano. Busta di uno le carte a facchia a fianco a lui. È una carta troppo avanzata. Elion! No, non ci credo. Non ci credo. Chissà se le carte possono avere più sigilli. Chissà se le carte possono avere più sigilli. Cioè, se io vado a sacrificare qualcuno per Elion, potrebbe avere... Per chi sta seguendo la serie, perdonatemi, io devo essere un videogiocatore coraggioso. La strategia migliore per me sarebbe potenziare Elion al falò. Sperando che, utilizzando troppi falò, questi uomini assetati di carne e di carte non riescano a essere più veloci della mia mano. Così che potrei crearmi una carta sacrificabile sempre più forte. Ma devo essere coraggioso e testare le meccaniche di gioco. Rischio di mettermi veramente nei guai. E visto che sto giocando Shenya in questo momento, siamo nei guai, ma devo fare questa scelta. E non mi sento molto a mio agio nel farlo. No, va Elion. È qui.
No, non so. Ah, accidenti, non ho. Oh, la guida. Ok. La creatura di fronte a una carta che possiede questo sigillo perde uno di potenze. Ah, la formica. Il danno è quante formiche ha. Oh, porca miseria. La puzza non mi interessa più di tanto. Però renderla in grado di creare un esercito di Ad o proteggerla con la coda spezzata dalla lucertola? Non avete idea di quanto mi faccia soffrire sapere che quando mai troverò il tempo di leggere la vostra chat, ma vi prego, non limitatevi, siete qui con me. Grazie di tutto il supporto, mi state premiando terribilmente. Spero che questo feeling da spirito in live sia forte per voi quanto lo è per me. Io sono quasi commosso dalla gioia, sto adorando questo momento, non vorrei finisse mai. Allora, quanti cuori ha Elion? Due. Ha solo due cuori. Ma non posso uccidere un personaggio. Non posso uccidere un personaggio parlante, ragazzi. Non posso. Ma purtroppo non abbiamo trovato potenziamenti che... Merda. Vi spiego la mia strategia. Ha solo due cuori. Non abbiamo trovato dei falò che migliorano la vita. Se le do la lucertola, non è un potenziamento interessante, secondo me. Ma è quello che permetterebbe il miglior compromesso. Le formiche? Non avrebbe abbastanza resistenza per sfruttarle. E perderei la carta formica. La rana toro? La porterebbe alla morte. Perché ha poca difesa ed è meglio a volte che un essere volante permetta di... permettergli di superare la difesa, ok? La cimice la salverebbe da tanti problemi, tantissimi. Ma è anche lore, è anche storia. L'armadillo e la cimice non posso... La scelta è tu. Inoltre, la carta coda. Che effetto ha? È uno scudo? Maledizione. Sapete qual è la cosa più buffa? Adoro parlare di meccaniche di gioco e di strategie. Ma quello che potrebbe star per accadere è terribile. Se questa mia Elion diventa con la coda, ma perde la sacrificabilità infinita, me ne pentirò. Molto. Ma avrò scoperto qualcosa. E vale il sacrificio. È apparso in alto a sinistra. Sì, puoi fare la build delle carte. Due ossa e un sangue. Vi farò passare stavolta. Vi farò passare, luridi.
Oh sì, che vi faccio passare! Sì! Però... Sono due. Quanta vita hanno? Uno. Ho due cannelli. Questo è un videogioco da giocare con alcol, ragazzi. Arriverei all'ultimo HP. Tra l'altro posso aumentarvi anche il bitrate. Coglione, non ho ossa. Non ho ossa. Però potrei avere... No, no! Non è vero. Non è vero, ci sono. Ci sono. Se la formica attacca subito, se ne pentirà amaramente. Se ne pentirà amaramente. Sono pronto a fare la mia giocata. Ti distruggerò con un overkill. Ti farò a pezzi. Preparati. Di nuovo in gioco, eh. The game is on. Non sto leggendo, eh. Non voglio farlo. Sto cercando di capire cos'è quel... Una carta che possiede questo sigillo si immerge durante il turno del suo avversario. Mentre si trova nell'acqua, le creature nemiche possono attaccare direttamente il suo proprietario.
Ma le protegge, certo. Va bene. La domanda è, questa formica farà danno? Credo di no. Più rimane sul campo, più segnalini ti dà. Ma lei non fa danno. Ti mostra quello che hai nella mano. Ma la regina non attaccherà mai. Quindi... Però no, perché... no, perché questa figura non ha un danno. Cioè, le formiche operaie... Ragazzi, mi dispiace, devo rischiare di nuovo. Il mio dubbio è il seguente. Qui c'è un 1. Sotto c'è il logo dei danni. Questo potrebbe significare che effettivamente attaccherà. Ma il danno è verde. Non so cosa significhi questo verde. Il fatto è che ho ottenuto una formica da lei. E le formiche potrebbero essere le armi che ottieni. Più tieni in campo lei, più formiche hai, più puoi metterle sul campo. Il problema è che anche le formiche hanno questo loghino. Quindi a questo punto devo testare la formica regina. E contemporaneamente sperare che la roccia torni nella bottiglia se non la uso. Vediamo. Tocca a me. 1, 2, 3. Ha attaccato. Ok. Guardala. Ok. Vai. Rana toro. Però... Ah! Ma certo! Se io adesso... Loro sono... è il contrario! Più formiche ci sono in campo, più ve le faccio... più fa male! Cioè... Se adesso io mettessi una... formica in campo, diventerebbe due, però costano sangue. No, questa è la regina. Il logo è di... ok. Va bene, ok. Cazzo. Mi dispiace formica regina, ma... Quindi queste carte diventano completamente inutili senza la regina. Diventano completamente inutili senza la regina. Tuttavia. 1, 2, 3. Fatemi vedere se riesco a trovare il logo della formica e basta. Il valore di questo sigillo equivale al numero di formiche che il proprietario possiede nella sua parte del tavolo. Ok. Quindi la formica diventa automaticamente uno perché è una formica. Spero sia così, perché altrimenti questo mi mangia vivo. Vai. Ok, lupo. Preparati. Yes! Ok. Becca di questo! Una trappola. Lungo la strada sei stata fermata da un cacciatore che voleva sbarazzarsi delle proprie pelli. C'era qualcosa di inspiegabile nel suo aspetto, ma sei stata presto distratta dalla sua merce. Questo roleplay? Vuoi dare un'occhiata alle mie pelli? Prendi una pelle in omaggio. Visto che qualità... Questi sono... è l'overkill che io ho fatto!
Avrei bisogno di più denti. E questo posso darlo a una carta per aggiungergli gli HP? Te ne vai di già? Ti prego, considera le mie pelli. Beh, ne voglio prendere solo una. Vorrei tenermi i denti per altre cose. Grazie per il tuo tempo. L'uomo ti ha garantito che le pelli sono di valore. Sembrano inutili in combattimento, però ha accennato che la commerciante più avanti sul sentiero ti avrebbe ricompensato per le pelli. Ah, pensavo che fossero scudi. È una figata. È una figata incredibile. È una figata. Mi sta veramente facendo pensare. Mi sta veramente facendo pensare, ragazzi. Potremmo potenziare Elion, ma qui sacrificherei una carta e non posso più farlo. Potrei rendere Elion più forte, il che sarebbe estremamente importante, ma ho consumato gli oggetti per la scorsa fight e non posso permettermelo. Survivability, ragazzi. Se lo ritieni necessario, con quelle puoi tagliare una delle mie carte. Ah, sì! Ok, questa è tosta. Questa è tosta, ma le ossa sono anche sangue. Oh, mi ha costretto a... Però non c'è... Ah, ok, uno scudo per ora. Ok. Non diventerai un lupo. Ah, giusto, non le ho prese direttamente. Ok. Non mi aspettavo che avrebbe messo... Ok. Va bene. Elion, sei tu! Posso mettere Elion qui. Ah no, perché si sposterà. Si sposterà. Si sposterà. La pelle di lupo non è sacrificabile. Non lo sapevo. Eppure. Ma certo, perché non è viva. Ha una difesa. Ma è come la roccia. È come il legno. Ma certo. Ma certo. Allora non c'è fretta. Non c'è fretta. Non userò le ossa per questo scontro. Non l'avrai vinta. Questo buff non serve a niente. Fa del tuo peggio. Ho ancora un turno. E ho ottenuto delle ossa. Esatto. Adesso. Invece. Sono più che pronto. Scoiattolo. Qui. Possum.
qui. Elion, colpisci. E poi schiva. Non pensavo di avere una pelle di coniglio. Hai perso, buffone. È nuovo. Ti sei imbattuta in un piccolo avamposto nel bosco, gestito da una donna misteriosa. La commerciante, di cui ha parlato il vecchio cacciatore. Aveva un aspetto inquietante, ma sei stata tranquillizzata dalle sue offerte. Ti dispiace se esamino quelle tue pelli? Cominciamo con le pelli di lepre. Ecco cosa posso offrire. Posso barattarle tutte. Prendi il tuo tempo. Potere delle api. Quando una carta che possiede questo sigillo subisce... Grazie, ragazzi. Grazie del supporto. Vi recupererò. Alla prossima pausa. Io sono completamente esterrefatto da... Un'ape si aggiunge alla tua mano. Un'ape è una carta con i seguenti parametri. Uno di salute, uno di potenza volante. Ok, come la formica. Capra nera. Quando viene sacrificata, una carta che possiede questo sigillo vale 3 di sangue invece che 1. Oh, hai anche pelli di lupo? Eccellente. Diventa un pipistrello grande? Ma guardate che mostro! 3 di sangue è tanto, ma oh! Cos'è questa? Alla fine del turno del proprietario, una carta che possiede questo sigillo si sposta nella direzione incisa sul sigillo. Le creature che si trovano sulla traiettoria vengono spinte nella stessa direzione. Quando giochi una carta che possiede questo sigillo, un coniglio si aggiunge alla tua mano di carte. Coniglio è una carta con i seguenti parametri. 0 di potenza e evoluzione. Ah. Ragazzi, ma... Cioè, dai, ragazzi, cioè, non posso. Cioè, questo è un mostro. Questo è un... 8 ossa sono troppe. Il cerbiatto sembra interessante, ma no. Cioè, praticamente, questa è... Non può, cioè, non è possibile. Queste pelli sono assolutamente eccellenti. Ti ringrazio. Mi dispiace non star potenziando i miei amici. Però, signori, mantide.
come uno dei sopravvissuti ha cominciato a estrarre un coltello dalla tasca. Ti sei allontanata. Boss fight! Ok, siamo tornati qui. Ragazzi! Sono prove per assaggiare le tue capacità con una posta in gioco alta. Con una fiamma potrai superarle, oppure morire. Non temere, ti lascerò tenere il fumo. L'incessante sferraiamento riverberava dalle tue orecchie. Il sentiero è stato bloccato da una figura grottesca. Allora. Io devo sacrificare una creatura. Lui. La formica sembra una buona idea. Perché potrebbe migliorare con il tempo. Passo 1. Poi, il serpente a sonagli andrà qui. Il mulo non può scappare e deve fare una finaccia. Perché il mulo ha 5 e andrà a sinistra. Lui invece è pericoloso. E utilizzerò le ultime due ossa per depotenziarlo e ucciderlo. Questo è il mio turno. A quanto pare cambia direzione. A saperlo. Ma l'ha fatto anche nella scorsa partita, certo. Col mio amico.
Ok, questa non era una risata vera. L'altra volta sì. Ok. Peccato che io non possa sacrificare le carte per ottenere sangue in accumulo. Sappiamo cosa accadrà. Maledizione. Volevo, ma non ancora. Quando uno spazio vuoto sta per essere colpito, una carta che possiede questo sigillo si sposta in quello spazio per ricevere. E come si comporterà il. Ora lui morirà. Loro. Cosa farà? Cosa farà? Questa meccanica è. Oh. Corpezzoli, il mio muro! Abbiamo vinto! Abbiamo vinto. Ora non potrà più trasformare in oro. Ah no! No! L'oro è la candela! Fermo, Mike! Non fare stupidaggini, non. Fermo! È il suo potere, non era il mulo. Non era il mulo. Calma, non giocare nulla. Tranne. Scoiattolo. Sì, così va bene. Me ne è bastato, eh? Devo. Non devo aver paura di perdere le carte. Non devo aver paura. Grazie, ragazzi. Quanto sono forti i lupi con due cuori, eh? È il momento di utilizzare il coyote. Devo pescare. Ah, no, devo pescare. Ok. Pesca. Helion, sei tu. Non ancora, non è ancora il tuo momento. Non ho abbastanza ossa. Ne ho tre! E va bene. Ranatoro, mi dispiace. Fuck. No, quello è un lupacchiotto. Bisogna fermarlo. Bisogna fermarlo. Dobbiamo. Allora. Dobbiamo mettere una carta contro il lupo che possa distruggerlo. Però è il mio turno. Se io attacco, l'asticella lo considera subito sconfitto o prima deve riequilibrare le cose con il suo turno? Thank you.
Non posso rischiare, devo scoprirlo. Ho sicuramente qualche precedente nelle scorse partite, ma... Al diavolo, non posso rischiare. Non fa il suo turno, ok. Queste non sono sacrificabili. Va bene. Tocca a me però. Quindi scoiattolo qui. Coyote. No dai, 4 ossa per mettere Elion qui. Perché non... Ah, eccolo, un altro scoiattolo qui. Elion, distruggilo. Tocca a te. Molto bene. Coyote, qui. Fa del tuo peggio, schifoso. Permettimi di accendere ancora una volta le tue candele. Non è il momento di ucciderti per adesso. Perché c'è stato un momento CRT? È da diverso tempo che qualcuno non sconfiggeva il boss. Elion ha fallito. Come ricompensa, ti ha concesso l'opportunità di scegliere una carta rara. Scegli con attenzione. Una specie essenzialmente noiosa. Strana larva. Non ho parole per descrivere questo scherzo della natura. Cervo lungo. What? Il fedele uomo talpa. La difesa perfetta. Allora, sono affascinantissime tutte. La strana larva probabilmente diventa un mostro. Probabilmente diventa un mostro. Diventerà un 3-3. Probabilmente. E questa cosa è elettrizzante. L'uomo talpa è fuori di testa. Specialmente se lo si rende forte attraverso il falò. Il cervo è utile per distruggere le creature, ma è troppo instabile, secondo me. Che silenzio. Che silenzio. Semper Fi. Grazie, ragazzi. Allora. È il momento di buttare le tartarughe. Hai
hai proseguito con il suono del piccone del prospettore che ancora rimbombava nelle tue orecchie. L'odore rancido di putrefazione e muffa ha impregnato l'aria umida. A ogni passo in avanti hai sentito rumori di creature che strisciavano e scivolavano nei paraggi. Ti sei incamminata con cautela nelle paludi. Non voglio fermarmi. Io devo lavorare molto stanotte, ma no. Però abbiamo fatto tantissime ore di live. In realtà è un momento molto molto corretto per fermarsi, mezzanotte e 20. Però guardate, qua c'è un percorso che porta a icone mai viste prima. Questo è un cliffhanger perfetto. Un minuto fa. Questo è il momento perfetto. Accidenti. La prossima volta saremo più carichi che mai. Saremo completamente immersi. Sto per riattivare la chat. Eccoci. Wow. Sono incantato. Non soltanto sono entusiasta, terribilmente entusiasta, di quanto stavate aspettando questo momento, perché siete stati tantissimi. E mi sono sentito veramente circondato di una compagnia più unica che rara. Ma sono veramente preso. Ho intenzione di trasformare questo giocatore in una carta. Diventeremo noi i prossimi. Non lo so. Beh. Intanto, Fridan Kosh, Shina Lunacard, Lasagna Calagna, Lumaco, Sbinnala, Nergal, Red Hat, Rintin Pin, Soler Merdone, Massimissimo, Dobrin, Zenith Dot, Arder Ingre, Mr. Virus, Morpheus Tau, Regen, Claudio Lippi, Shorts 84, Nirvash The End, Bad Pingu, Bever, Rutilius, Jacross, Besta da 10, Twitch User 42, El Tipe, Emanuele, Utah Flame, Pino 90, Tia de Fog, Cola, Bigor Soul 4D, Il Bonvi, Mario Giovanni Verde, Welcome back e benvenuti a tutti nella Covenant, Kirie, X77 Ita, Googie, Matt Morrow, Souls, Milaz, Elix Devourer of Souls, Dantaf, Lololol Charizard, Morgus Terzo, Stads, Clubber 88, Blaster Kyle, Mad Hacker Matt, It's Me Merlino, Mr. Millicott, Real AC 15, Bonkey, Zambo the Beer, Flowey il Fiore. Eccoci qua. Incredibile. Bellissimo inizio. Mi ha veramente preso. Non mi aspettavo che il gioco anche di carte mi prendesse così tanto. E invece l'ha fatto a dir poco. A dir poco. Sono entusiasta.
Mike, per essere un neofita dei card game, te la stai cavando davvero bene. Mente fredda e impara dagli errori. Impara bene la sequenza del turno. Esatto, mi ha fregato tipo 3 volte oggi. È chiaro? Sì. Grazie. Sono carico. Sono carico. E... sapete che... ragazzi, settimana prossima comincia l'anima della scoperta 7, di cui non ho ancora registrato neanche un episodio perché non ho Elden Ring. Comunque, comincia l'anima della scoperta 7! Mi ha preso tantissimo. Questo è uno di quei videogiochi che se continua su questo livello e riesce a stupirmi oltre, si mantiene quindi in una crescenda, in un crescendo. Vorrei tantissimo comprarne una collector's fisica simbolica. Sab, quando ci saranno le prossime live di Inscription? Mi piace giocarci tante ore. Voglio giocarci tante ore. Quindi Inscription penso che sarà sicuramente il mercoledì. Beh sì, esce Elden Ring, è vero, però per me l'intimità dell'anima della scoperta è veramente qualcosa di speciale, perché per me include Elden Ring. Mamma mia, scusate, sto distrutto. Oh! Cola! Pensavo di averti letto. Welcome to the Covenant. Piacere. Già, senza Lara, purtroppo. Allora, io sono sempre carico a fare raid a canali piccoli. Però stasera abbiamo questo scambio in cui io sto giocando Inscription e Saido sta giocando Hollow Knight. Quindi vi mando da lui, o decisamente da loro, e... ci aggiorniamo. Alla prossima. Grazie di tutto il supporto. Mi avete reso emozionato di aver cominciato un gioco in ritardo e aver avuto questo feedback. È incredibile. Grazie di cuore. Spero che l'opening vi sia piaciuta e... signori, Varior Nox, Semper Fi. Alla prossima. Thank you.